concetto di spiritualità senza Dio sembra un paradosso. In realtà, se esistono delle religioni senza Dio, così come il buddismo, il confucianesimo, ancor più esistono delle spiritualità senza Dio. In un mondo in cui le religioni istituzionali stanno perdendo terreno, ci sono però delle forme che noi chiamiamo spirituali e che si occupano di praticare qui e ora, quindi su questa terra, senza alcun interesse per ciò che verrà dopo, forme differenti che chiamiamo latamente religiose. E la grande metamorfosi del religioso che sta avvenendo in questo tempo, direi che è proprio questo. Gli individui si autonomizzano dalle religioni, dalle tradizioni storiche e designano i propri profili religiosi. È quello che i sociologi chiamano la designer religion.